Carissimi amici del canale, buongiorno. Purtroppo questa mattina non ho potuto fare lui e lei alle 8, come vi avevo detto, perché c'è stata un'emergenza lavorativa. Allora, adesso vediamo di riuscire a registrare, così almeno vi invio il tutto. Allora, andiamo a vedere energia maschile ed energia femminile in tutta la settimana, dal 3 al 9 aprile 2023. Quindi da lunedì alla domenica, e andremo a vedere che cosa accadrà tra le due parti. Allora, energia maschile ed energia femminile dal 3 al 9 aprile 2023. Andiamo a vedere come sarà l'energia maschile e l'energia femminile. Chiaramente, se il video non rispetterà le tempistiche del cellulare, sapete perfettamente che vi troverete prima e seconda parte. Andremo a scegliere 7 carte e poi andiamo a fare tutti i nostri chiarimenti. Energia maschile ed energia femminile dal 3 al 9 aprile 2023. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Allora, partiamo subito con la giornata di lunedì. Abbiamo un 2 di spade rovesciato, insomma, come settimana, e ancora non scopro le altre carte. Abbiamo un 2 di spade rovesciato, qui ci sono menzogne, ci sono falsità, c'è qualcuno che sta simulando un inganno, quindi aprite gli occhi, prestate attenzione, e qua mi rivolgo sia al maschile che al femminile. C'è un po' di negatività in questa giornata, un po' di pesantezza, probabilmente perché siamo circondati da persone inaffidabili, come avevo comunque già detto nell'oracolo. C'è un qualcosa di insoddisfacente in questa giornata, delle problematiche personali, economiche, che quindi vanno a dare fastidio. Bisogna un attimo definire i pro e i contro di determinate situazioni che stiamo chiaramente affrontando, anche perché la confusione che magari possiamo avere può prendere il sopravvento. Con qualcuno potrebbe esserci una situazione di conflitto al lavoro, in famiglia, ok? E quindi potrebbe essere una giornata, come infatti vi dicevo proprio nell'oracolo, dove ci possono essere dei conflitti. Quindi cerchiamo di prestare attenzione, cerchiamo di evitare comunque sia di litigare. Vediamo un po' per quanto riguarda l'energia maschile nella giornata di oggi, 3 aprile 2023. Allora, energia maschile nella giornata di oggi, 3 aprile 2023. Cosa vuole dirci di più questo 2 di spade rovesciato per il maschile? Bisogna pensare al futuro, bisogna prendere degli accordi con qualcuno e programmarsi le situazioni per il futuro. Ecco perché magari le discussioni, il maschile cerca di tendere comunque la mano, anche se bloccato emotivamente. Le metto qui. Quindi deve risolvere delle situazioni per lui che riguardano chiaramente il proprio futuro, parlare, accordarsi, mettere dei puntini sulle i, cercare di sistemare delle situazioni, perché ripeto, c'è troppa falsità intorno, menzogne, inganni, c'è una situazione un po' pesante. Vediamo invece per quanto riguarda l'energia femminile
Nella giornata di oggi, 3 aprile 2023, che cosa vuole dirci di più questo 2 di spade rovesciato? Quale altra informazione possiamo ricevere? Femminile ci possono essere delle gratificazioni, una riflessione, un'accurata riflessione per delle gratificazioni in mezzo, probabilmente in merito, non in mezzo, in merito probabilmente a delle novità che emergono, che possono essere magari delle notizie eventualmente. C'è una giustizia. Oggi per il femminile c'è una giustizia divina in corso che vi sta aiutando. Ecco perché le gratificazioni. Andiamo a vedere invece ancora per la giornata di martedì 4. Per la giornata di martedì 4, sia per il maschile che per il femminile, abbiamo un 8. 8 di denari rovesciato. Questo mi era uscito anche nelle energie, o di lui o di lei. Un attimo soltanto, ragazze. Eccomi qua. Allora, dicevo, era venuto fuori dalle energie. Non mi ricordo se il maschile o il femminile, dove c'era debolezza, un momento di debolezza, credo per il maschile, una situazione a livello familiare che sarebbe stata disarmante proprio per il. Insomma, per l'energia, diciamo che ce la ritroviamo come carta, ok, in linea generica per il maschile e per il femminile, dove bisognava investire tutte le energie su un qualcosa a lungo termine, su un progetto a lungo termine, dove ci sarebbero state comunque sia delle perdite. Infatti, questa carta mi rappresenta la giornata di domani, martedì 4 aprile. Quindi bisogna un attimo, insomma, cambiare delle situazioni o cercare di andare verso qualcosa comunque di nuovo e non rimanere in quelle situazioni comunque di fallimento oppure quelle situazioni disarmanti. Allora, andiamo a vedere un po' questo 8 di denari rovesciato. Bisognava allontanarsi dalla routine, prendersi comunque il tempo di rivalutare un attimo. Vediamo cosa vuole dirci questo 8 di denari rovesciato per l'energia maschile, quale altra informazione vuole dare per la giornata del 4 aprile 2023. Infatti, il maschile vive una situazione altalenante dove ha dei dubbi, deve prendere delle scelte perché ci sono delle situazioni spiacevoli, in un certo qual modo, che arrivano. Persona innamorata, il maschile, una persona che prova comunque sia dei sentimenti. E se vogliamo proprio dire, i suoi dubbi, le sue scelte da fare sono proprio a livello sentimentale. Possono arrivare delle notizie che portano comunque sia il maschile a raggiungere eventualmente degli obiettivi, nonostante l'altalenanza che ha. Ok, andiamo invece a vedere il femminile. Il femminile per la giornata di martedì 4 aprile, l'otto di denari rovesciato, cosa vuole dirci? Ci può essere un ritorno di qualcuno o ci può essere una situazione che si va a cercare di equilibrare, una situazione di stabilità, di equilibrio. O meglio, lì dove si vive una situazione di equilibrio, di stabilità, potrebbe esserci qualcuno, un ritorno di qualcuno, che porta soltanto situazioni comunque spiacevoli per il femminile, perché il femminile comunque non vuole. È molto decisa il femminile a dover andare avanti. Come invece nella situazione comunque di equilibrio e stabilità possono arrivare delle comunicazioni comunque che non piacciono, dove mette un po' di, cioè si cerca un po' di vedere come riequilibrare la situazione.
che possono essere comunicazioni da parte di qualcuno, come invece possono essere documenti magari che arrivano, dove, ripeto, si cerca di andare a riequilibrare qualcosa. Però a quanto pare sotto, insomma, strucca strucca, c'è un qualcosa comunque di poco piacevole fino a martedì. E l'energia femminile, come abbiamo visto, insomma, molto determinata ad andare avanti a risolvere determinate situazioni. Nella giornata di mercoledì 5 abbiamo il 6 di coppe, sì, il 6 di coppe rovesciato. E anche in questo caso c'è un po' di disordine, ragazzi miei. C'è un po' di debolezza ancora che continua, qualcosa che vi fa sentire comunque abbattuti. Probabilmente ci sono da fare delle scelte però giuste, perché fino adesso probabilmente non c'è stato un qualcosa che non è andato, oppure trovare una soluzione eventualmente a un problema. Andiamo a vedere il 6 di coppe rovesciato, c'è comunque un senso di instabilità nella giornata di mercoledì. Andiamo a vedere per l'energia maschile questo 6 di coppe rovesciato, cos'altro vuole dire di più nella giornata di mercoledì 5 aprile. C'è una decisione da dover prendere per il maschile. Su situazioni che non si sono concretizzate, o decisione che possa riguardare la stabilità familiare, o situazioni che possono proprio riguardare la coppia, la famiglia, dove queste cose non vanno avanti, non si vanno a realizzare, non si giunge a un termine di qualcosa. Si ha a che fare con un'energia comunque femminile, qui si può parlare di coppia o si può parlare di un rapporto a tre, il maschile che pensa a una determinata situazione. Vediamo invece per il femminile, il 6 di coppe rovesciato per il femminile, cosa vuole dirci di più nella giornata del 5 aprile. 6 di coppe rovesciato, cos'altro vuole dirci? Per il femminile ci sono delle situazioni poco chiare o delle situazioni che comunque sia vanno a ferire a livello proprio sentimentale, oppure ci sono proprio degli atteggiamenti leggeri, immaturi, dove si vuole andare a vivere, ci si vuole comportare in un determinato modo proprio nei confronti dell'amore. Vedo, ecco, questa pesantezza, se così vogliamo chiamarlo, a livello proprio emotivo. Ci sono dei sentimenti, un qualcosa che ha ferito, un qualcosa che ferisce, un qualcosa che è poco chiaro e quindi si cerca di viverlo con leggerezza, cosa che probabilmente si doveva fare da diverso tempo, oppure sono quelle ferite che eventualmente si stanno portando ancora avanti dove purtroppo non ci si può fare assolutamente nulla. Giovedì 6 abbiamo un fante di spade rovesciato. È inutile andare di fretta, di corsa, è inutile cioè fare le cose velocemente, cioè prendersi tutto il tempo. Le decisioni vanno prese con calma, gli atteggiamenti o un certo tipo di comportamento deve essere comunque sia ponderato. Quindi nella giornata comunque di giovedì dovete prestare attenzione. Perché questo agire di fretta vi può comunque fare attaccare, fa essere attaccati anche da gente che vi circonda, quindi essere calunniati, essere attaccati. Quindi attenzione alla vostra reputazione. Andiamo a vedere questo fante di spade rovesciato, cosa vuole dire di più all'energia maschile nella giornata di giovedì 6 aprile. E infatti c'è un bel momento di riflessione per il maschile su una cosa che gli fa rabbia. Probabilmente una persona che gli sta vicino, che cerca di mettere il bastone tra le ruote, gli va a creare questa sensazione di rabbia oppure parla male.
dell'energia maschile, della sua immaturità. E l'energia maschile questa cosa comunque non gli piace, quindi dovrebbe risolvere questo problema per riportare nella sua vita la serenità, anche perché nella giornata di giovedì penso proprio che di serenità non ce n'è assolutamente. Il tutto dipende comunque sia da lui, perché deve comunque sia fare dei passi decisivi e lasciar stare terze persone che comunque nella sua vita non valgono non contano nulla in realtà, perché può camminare con le sue gambe. Andiamo a vedere invece questo fante di spade rovesciato per l'energia femminile. Che cosa vuole dire di più nella giornata di giovedì 6 aprile? Ci sono delle situazioni non ancora stabilizzate per il femminile, dove ancora ci sono delle difficoltà. Ancora che si pensa a una chiusura, o probabilmente è proprio la chiusura che sta creando delle difficoltà, infatti con un'energia maschile. Parlate, parlate per andare a una vostra vittoria, parlate, siate molto dirette su quello che è successo in un passato, in un recente passato. Non fatevi mettere comunque sia i piedi in faccia se in realtà è quello che volete, ok? E cercate comunque di proseguire la vostra strada, altrimenti vi trascinate ancora determinate difficoltà che non ha sinceramente senso di portarsele dietro. Per quanto riguarda la giornata di venerdì 7, abbiamo un 6 di spade rovesciato. Non c'è nulla di buono in realtà in questa giornata, nulla di buono di quello che ci aspettiamo, di quello che vogliamo sentirci dire eventualmente. Ci sono soltanto in questa giornata pesantezza, tristezza, incertezze, dubbi, c'è un blocco anche eventualmente emotivo. E c'è da accettare un cambiamento, qualcuno deve accettare un cambiamento, deve portare pazienza, deve riflettere abbastanza, ma comunque lo stiamo vedendo anche nelle carte di spiegazione di ulteriori informazioni. Quindi siate un po' prudenti nell'attendere comunque le tempistiche giuste che arrivano. Vediamo un po' questo 6 di spade rovesciato cosa vuole dire di più all'energia maschile nella giornata di venerdì 7 aprile. Il maschile vorrebbe una giustizia su delle difficoltà che sta attraversando, però purtroppo ci sta mettendo la pazienza perché a quanto pare questa giustizia non arriva. Possono soltanto esserci piccole pietroline dalla scarpa che va a togliersi il maschile, un riflettere su determinate situazioni, un cercare una collaborazione con qualcuno, il trattare comunque con qualcuno, il parlare con qualcuno in merito a quelle che sono le difficoltà, perché ha bisogno di sentirsi dire delle cose comunque piacevoli. A quanto pare in questa giornata ci sono delle difficoltà e purtroppo di fronte a quelle difficoltà il maschile porta pazienza. Vediamo invece questo 6 di spade rovesciato, cosa vuole dire di più al femminile nella giornata di venerdì 7 aprile 2023. Ci può essere per il femminile una delusione. Questa delusione porta comunque sia a un rinnovamento nei confronti di un'energia maschile molto agguerrita. Non gli piace questa situazione al femminile, vuole la sua vittoria, ma purtroppo ci sono delle situazioni non ancora stabilizzate, ci sono delle situazioni dove il femminile non può fare assolutamente nulla. Può avere un blocco emotivo, può avere il blocco di una determinata situazione e può esserci anche comunque sia una discussione, proprio discussione, dove porta, a una rottura. Nella giornata, e l'appoggio qui, nella giornata di sabato 8 aprile 2023, abbiamo un 4 di bastoni rovesciato. E qui c'è qualcosa che pesa, una mancanza di armonia, una rottura in famiglia con qualcuno, con la rottura col partner, quindi infatti, come vi preannunciavo, c'è comunque la chiusura di qualcosa, non c'è sicurezza, non c'è fiducia,
C'è un qualcosa che non va nella giornata di sabato. Assolutamente. Vediamo questo 4 di bastoni rovesciato. Cosa vuole dire di più all'energia maschile? Un conflitto tra due persone, due donne, due uomini. Il maschile avrà un conflitto con delle energie, che nelle carte mi parlano di energie femminili, comunque sappiamo perfettamente lui e lei, dove questo conflitto va a creare comunque un blocco e dove il maschile dovrà portare serenità e pace. Però vedo che questa serenità e pace non viene portata perché qui c'è proprio veramente una rottura, c'è proprio un conflitto che piuttosto porta alla rottura vera e propria in realtà. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni rovesciato invece per l'energia maschile, cosa vuole dire di più nella giornata di sabato 8 aprile 2023. C'è un cambiamento, un allontanarsi da situazioni pesanti o alcune invece problematiche, bisogna risolverle. C'è un trionfo per quanto riguarda l'energia femminile, infatti bella, tranquilla. C'è proprio un trionfo. Lei parlerà chiaramente al maschile, probabilmente dirà anche delle cose che non gli piacciono, riguardanti eventualmente anche una terza persona, però sarà molto, molto chiara. E nella giornata di domenica 9 aprile abbiamo la carta degli amanti, la carta dell'innamorato. La carta degli innamorati. Qui c'è una scelta da dover fare, da dover decidere fra due persone, fra una certa situazione. Quindi si è di fronte a un bivio domenica, dove ci sono delle cose da determinare, c'è una decisione molto importante da dover prendere che va poi dopo a segnare il proprio futuro. È una scelta pienamente libera, non ci saranno pressioni da nessuna parte. Potrebbe anche essere nella giornata di domenica un incontro eventualmente o una relazione molto importante e definitiva da dover concludere in bellezza. Insomma, c'è un qualcosa, un qualcosa da dover sistemare, ecco, diciamo così, ho una scelta da dover fare o un qualcosa da dover sistemare, un rinnovare anche se si ha bisogno di rinnovare qualcosa. Vediamo la carta degli amanti per l'energia maschile, cosa vuole dire di più? Settimana tosta però, eh. Sì, c'è una scelta che il maschile deve fare di fronte a una difficoltà e di fronte a un allontanamento, che è un allontanamento che ormai sta andando avanti già da diverso tempo. Sta riflettendo su quello che deve essere l'equilibrio, la stabilità di questa decisione anche da prendere, dove lo può portare, però io vedo che c'è più che altro una chiusura. È il dover decidere proprio in merito a un rapporto, se rinnovare qualcosa, se decidere comunque di troncare o di ridare armonia, anche perché, ripeto, le difficoltà stanno durando da diverso tempo e l'allontanamento per alcuni di voi sta pure durando da diverso tempo. Bisogna fare anche un esame di coscienza, bisogna fare. Potrebbe invece qualcuno incontrare qualcuno di bello, qualcuno di molto affermato. Andiamo a vedere invece la carta degli amanti per l'energia femminile. Cosa vuole dire di più nella giornata di domenica 9 aprile 2023? Per il femminile c'è una giustizia al positivo per il femminile, al negativo per il maschile.
L'energia femminile anche dovrà prendere una decisione probabilmente o parlare per sistemare delle situazioni con l'energia maschile, ma come vi ho detto già ieri sera nell'oracolo, l'energia femminile può essere che ha un'altra persona al suo fianco, che ha già iniziato una relazione e che non ha nessuna intenzione di dover tornare a rivivere le stesse situazioni, perché tanto sa perfettamente che quello che vuole il femminile comunque non sarà, non andrà a realizzarsi, ok? Adesso andiamo a fare una stesa velocissima, ok? Cosa accadrà tra energia maschile ed energia femminile nella settimana che va dal 3 al 9 aprile 2023? Senza andare a fare chiarimenti, che non ho più le carte. Allora, tra il maschile e il femminile, qui ci sono delle comunicazioni spiacevoli a livello proprio sentimentale, cose che si vengono a sapere proprio a livello sentimentale. C'è un cambio, c'è proprio, allora qui vi posso parlare completamente di una fine, completamente di una fine, di una rottura, perché emergono gli inganni, ci sono dei litigi in questa settimana su situazioni non ancora stabilizzate, c'è proprio un cambiamento negativo, il femminile rimane comunque fermo sul suo, perché non ha nessunissima intenzione comunque di proseguire e andare avanti. Andiamo a vedere un po' su questi inganni, su questi litigi. Qualcuno potrebbe anche provare un sentimento di gelosia, magari. È il maschile che riflette proprio all'inganno, a quello che ha fatto e quindi cerca di tendere la mano ma per ottenere lo scopo che vuole lui e invece rimane bloccato perché, ripeto, il femminile è molto decisa nell'affrontare quelle che sono le problematiche in merito a una determinata situazione, non può fare assolutamente nulla. Ci sono per alcuni di voi anche delle situazioni legali di mezzo e vuole avere la sua giustizia verso un equilibrio e verso la realizzazione di quelli che sono comunque i suoi obiettivi da poter proseguire e portare avanti. Ma lo abbiamo visto anche nella settimana. Diciamo che il femminile in questa settimana sta messo comunque molto, ma molto meglio rispetto al maschile. Molto, ma molto meglio. In chiusura, diciamo, di tutta la settimana abbiamo questo 5 di denari rovesciato, dove infatti è una settimana un po' pesantuccia, proprio perché si è agli sgoccioli di determinate situazioni, quindi sono ancora da terminare e da finire di concludere quelle piccole situazioni che sono ancora rimaste in piedi, che stanno dando comunque sia fastidio. Però, insomma, e da sanare e sistemare determinate cose per andare verso qualcosa di nuovo e di bello che comunque vi porterà, insomma, la vita a vivere proprio, ma ve lo avevo detto già nell'oracolo, vi porterà la vita a vivere proprio un qualcosa di bello perché c'è chi è che lo merita comunque sia. Quindi prestate attenzione e risolvete tutto quello che dovete risolvere. Io vi ringrazio, noi ci sentiamo chiaramente, la sera. Per i nostri oracoli, grazie a voi, un abbraccio e a presto.